Chignano, in provincia di Como, poco distante dal Lago Lario, è posizionato nella Val d'Intelvi e il suo punto più alto si trova in corrispondenza della cima del Monte Sasso Gordona, a 1410 metri d'altitudine. L'abitato, nelle sue varie frazioni, è posto in una conca chiusa dai monti Gringo, Comana, il Sasso Gordona ed il Monte San Zeno. Schignano è situato a 650 metri d'altitudine. È formato da varie affascinanti frazioni: Almanno, Auvrascio, Molobbio, Occagno, Perla, Retegno e Vesbio. La storia di Schignano è antica. È stata rinvenuta nel territorio una tomba romana con corredo funebre databile circa al 120 a.C. In epoca medievale, le prime notizie riguardo a Schignano risalgono al XIII secolo. Poi varie dominazioni si sono succedute sul territorio fino ai francesi e agli austro-ungarici. Alla costituzione del Regno d'Italia, il comune aveva una popolazione di 2015 abitanti ed entrò ufficialmente a far parte del regno. Punto di collegamento fra lago e valle, da alcuni suoi angoli permette una straordinaria vista sul Lario, mentre è unito al resto della Val d'Intelvi dalla strada provinciale per Erbonne. All'interno delle frazioni, nei vicoli e nelle piazzette è possibile riscoprire piccoli tesori dell'arte degli scalpellini, fontane, lavatoi, portali, opere d'arte scultorea e pittorica. La parrocchiale, dedicata a Santa Maria Assunta a Auvrascio, è adornata da interessanti opere d'arte sacra. Da visitare sono le chiese di San Giovanni Battista a Occagno, e la chiesa di San Giuseppe ad Auvrascio. Lungo la frontiera nord, detta linea Cadorna, si possono osservare una serie di fortificazioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale. A Schignano continuano a sopravvivere consuetudini e tradizioni legate al passato, prima fra tutte il Carnevale. Il Carnevale di Schignano è una commistione di tutte le varie dominazioni ed emigrazioni succedutesi nel corso della storia. È una manifestazione conosciuta per la sua valenza etnografica a livello nazionale e internazionale. Presenta numerose sculture in legno, lavorate dagli artisti del territorio, prodotte durante le manifestazioni annuali di Boscultura dal 2014, osservabile nei centri storici e nel percorso naturalistico del Sentiero delle Espressioni. Altre manifestazioni culturali offrono al turista occasioni di approfondimenti culturali e del territorio.